Presidente, siamo alle battute finali. Voglio iniziare innanzitutto con i ringraziamenti che non sono assolutamente di rito perché questo provvedimento è stato visto a più mani con l'assessorato, con Roma Servizi per la Mobilità, con il Dipartimento, anche perché eventualmente propedeutico poi la delibera di giunta vera e propria che renderà effettiva questa modifica. Riassumo brevemente tutto quanto ci siamo detti, un provvedimento importante, fondamentale per ridurre la congestione dovuta al traffico privato nelle 2 ore del pomeriggio, dalle 18 alle 20, nelle zone del centro storico. Questo consentirà da subito una maggiore efficienza del trasporto pubblico di linea e non, quindi gli autobus, ma anche i taxi che avranno meno intralcio dovuto alle automobili private per poter essere maggiormente efficienti e puntuali. Dall'altro lato aumenteremo l'offerta di trasporto pubblico. Penso all'estensione dell'orario del tram 3 che già c'è stata dalle 22 fino a mezzanotte e mezza, penso ai minibus elettrici per il cui recupero ATAC ha già bandito una gara e quindi dal prossimo anno torneranno a circolare nelle zone del centro storico. Tutti questi provvedimenti chiaramente andranno assolutamente a beneficio delle attività commerciali che da un centro storico meno caotico, meno congestionato potranno solamente che beneficiarne perché l'attrattività per i potenziali clienti sarà sicuramente maggiore perché, come dicevo all'inizio, ci sono dei limiti fisici. Anche volendo, non possiamo andare tutti in macchina a Piazza Venezia, ma possiamo andarci tutti con l'autobus o con il tram o con la metropolitana. E queste funzionano meglio, ovviamente, soprattutto i tram e gli autobus che sono di superficie, funzionano meglio se c'è meno congestione, se ci sono meno automobili private. E quindi tutto questo va ad inserire con il PUMS. Le linee guida che abbiamo votato in precedenza con il regolamento per i bus turistici che voteremo tra poco e appunto punto non meno importante quello che abbiamo chiarito con l'ultimo emendamento, cioè di estendere anche l'area della ZTL Centro Storico per ricomprendere via di San Gregorio e via Petroselli, provvedimento fondamentale anche per restituire quelle aree che sono preziosissime anche solo dal punto di vista culturale e archeologico e paesaggistico per restituirle ai cittadini e renderle maggiormente accessibili e fruibili. Grazie Presidente.